sala aggremita con non poche persone rimaste in piedi in occasione della conferenza stampa indetta il 6 febbraio scorso nella sala del Consiglio Comunale di Pergola, dove oltre 200 persone sono arrivate, oltre che dalla città dei Bronzi, dai comuni circostanti. All'ordine del giorno la pruriginosa questione dell'imposta IMU sui terreni agricoli. Punto di partenza la rivisitazione dei criteri per l'esenzione dall'IMU che colpisce gli agricoltori, che ha visto l'abrogazione della classificazione su base altimetrica stabilita dal contestato decreto ministeriale di fine anno. Una soddisfazione a metà però, come ha energicamente detto il direttore regionale della CIA delle Marche Gianfranco Santi, che pretende la cancellazione totale di questo tributo del tutto iniquo. Sì, soddisfazione in parte, perché siamo riusciti, grazie all'impegno del Comune di Pergola, dell'Unione Roveresca, che hanno creduto fin dall'inizio in questa lotta nei confronti di un decreto che non aveva ragione di esistere, quindi per alcuni terreni, vedi quelli montani, sicuramente c'è stata soddisfazione, quindi oggi era il momento in cui volevamo anche ringraziare chi ha aiutato la nostra organizzazione nell'intraprendere questa iniziativa e nell'ottenere dei risultati. Chiaramente non c'è la nostra soddisfazione, anzi, diciamo che noi rispetto a questo decreto non siamo più arrabbiati di prima, no, però siamo ugualmente arrabbiati per due ragioni. Una, per come è stata fatta la suddivisione tra terreni montani e terreni parzialmente montani, nei quali terreni parzialmente montani ci troviamo che tutti, e dico tutti, sia quelli professionali che gli altri debbono pagare. Ma non vediamo le ragioni di come una tabella che definiva questo decreto redatta nei primi del Novecento possa essere ancora applicata. Ma l'ulteriore, come dire, arrabbiatura è quella che non può essere considerato il terreno agricolo come un bene immobile, ma deve essere considerato come uno strumento di produzione. E lo strumento di produzione in un capannone non è il capannone, ma sono gli strumenti che si hanno dentro, le seghe, il tornio o quant'altro. Quindi non è pensabile che si tassano. E qui subentra un aspetto veramente importante, io credo. Credo che la prima cosa che dobbiamo far comprendere è quella della competitività di questo settore, che ha bisogno fortemente di un ricambio generazionale. E se noi oggi mettiamo le imprese che non sono più nelle condizioni di andare avanti, non avremo mai un ricambio generazionale e avremo una situazione che non riguarda solo l'economia agricola, ma riguarda tutti noi cittadini nella mancanza di tutela dell'ambiente e difesa del paesaggio. Quindi serve uno sforzo culturale rispetto al problema terra, come serve che rispetto a questo decreto una serie di comuni che già da oggi si sono dichiarati disponibili facciano ricorso al TAR del Lazio e siano con noi il 10 di febbraio davanti alla prefettura di Ancona, dove come Agriinsieme, vale a dire CIA, Confagricoltura, Copagri e centrali cooperative, saremo lì davanti con un picchettaggio per portare le nostre ragioni al prefetto, che è il governo nel territorio, per far sì che questa voce arrivi all'interno del governo e si vada a rimettere mano anche su questo decreto, perché diventa per noi insostenibile. L'agricoltura italiana e quella locale, ha dichiarato in continuità con il suo direttore Alessandro Taddei, presidente della CIA provinciale di Pesaro Urbino, non possono sopportare ulteriori aggravi economici, motivo per cui la battaglia contro l'IMU sui terreni agricoli prosegue. Il nuovo decreto non ci soddisfa perché, come diceva anche Gianfranco, il direttore, sono stati presi dei criteri che non hanno né capo né piedi, cioè abbiamo dei comuni che ormai sono situati lungo le coste del fiume Metauro che non pagano l'IMU, mentre invece comuni che sono ancora barbicati sulle nostre colline che invece pagano l'IMU. Quindi a oggi, con il successo del Comune di Pergola, che è stato il precursore di questa cosa ed è stato anche deriso perché gli veniva accusato di consumare soldi pubblici, e oggi tutti quei comuni che invece sono considerati parzialmente montani e che quindi ancora pagano l'IMU
Ci sentiamo di appoggiarli, ho detto prima, non riusciamo legalmente ad appoggiarli, ma a livello di numero, di forza e di persone, abbiamo visto oggi quanta gente è venuta a questo convegno, riusciamo ad appoggiarli in toto. Tutto è partito dalla presa di posizione del Comune di Pergola, del suo sindaco Francesco Baldelli, che nello scorso fine novembre, appena il decreto fu emanato dal governo, intraprese una battaglia legale che vedeva un piccolo comune delle Marche e quattro municipi dell'Unione Roveresca ribellarsi alla presidenza del Consiglio dei Ministri, una sorta di Davide contro Golia, ma con un lieto fine. Una grandissima soddisfazione sentire l'affetto degli agricoltori di questa valle che si sono voluti riunire qui all'interno del comune di Pergola insieme alla CIA e alla Camera di Commercio di Pesaro Urbino per testimoniare una vittoria che nasce proprio da un ricorso presentato dal comune di Pergola al TAR del Lazio per sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma del governo Renzi che imponeva l'IMU sui terreni agricoli. Gli agricoltori vanno difesi, la battaglia continua perché noi non siamo gli esattori dello Stato. Una battaglia iniziata in che modo e come è andata avanti? Pergola, il comune di Pergola, al quale si sono aggiunti poi altri quattro comuni dell'Unione Roveresca, quasi confinante con il comune di Pergola. Voglio citare questi colleghi sindaci coraggiosi, il comune di Piagge, di Orciano, di Barchi e di San Giorgio, a cui si sono aggiunti poi due comuni dell'Abruzzo e altri comuni siciliani, e abbiamo portato in giudizio di fronte al TAR del Lazio la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Finanze. Molti sorridevano su questa iniziativa, al contrario è stata determinante e abbiamo evitato non solo 250.000 euro di tasse ai pergolesi, ai nostri agricoltori sui terreni agricoli, ma abbiamo evitato che in tutti i comuni montani si pagasse questo odioso balzello. Come prosegue la vostra azione? Il Comune di Pergola ormai ha visto riconosciuto il proprio diritto, le proprie prerogative nei confronti dei propri agricoltori, ma non ci fermeremo qui, saremo al fianco di quegli altri comuni che vi ho citato prima perché anche gli agricoltori di quei comuni non paghino questo odioso balzello. E soprattutto staremo a fianco alle associazioni di categoria e alle camere di commercio che difendono il tessuto socio-economico del nostro territorio. Che ricordo, il tessuto sociale ed economico italiano non è quello della grande industria, ma è quello dell'agricoltura, della piccolissima, della piccola e della media impresa. E ricordiamo ancora una volta a tutti i governi di qualsiasi appartenenza politica e collocazione politica che noi non intendiamo essere i loro sceriffi. Taglino i loro privilegi romani e tutelino le nostre famiglie, i nostri cittadini, le nostre categorie. Una battaglia che ha visto il sostegno convinto anche di altri comuni del comprensorio, quelli dell'Unione Roveresca, rappresentati da Maurizio Cionna, che ne è vicepresidente, oltre ad essere primo cittadino di Piagge. E siccome che con il Comune di Pergola già da mesi stiamo collaborando anche per altri progetti, il sindaco appunto ci ha prospettato questa possibilità e ci ha trovato assolutamente d'accordo, perché poi anche noi abbiamo veramente ricevuto in maniera bruttissima questa notizia, perché veramente all'ultimo momento, e poi eravamo in una condizione dove non c'era una parzialmente montana, ma eravamo fondamentalmente, tutti dovevano pagare e quindi era necessario adoperarsi, perché era veramente inaccettabile una tassa all'ultimo momento di quel peso, oserei dire. Noi ci abbiamo creduto sin da subito perché la questione era molto sentita, evidente, no? Perché poi gli agricoltori, ne parlavamo prima in conferenza, perde l'11% l'anno scorso in termini di produttività e di reddito, non puoi tassare ancora un settore già diciamo in crisi per conto proprio, ma da moltissimo tempo. Quindi sicuramente il risultato è stato straordinario anche in termini di presenza oggi, ma come dicevo, motivo c'è, aspettavano con ansia questo successo o parziale successo, ma direi che possiamo ritenerci soddisfatti, anche se l'intenzione di continuare, perché poi l'agricoltura è tutta, è anche quella di pianura in crisi, non è che quella poi vive un momento completamente diverso rispetto a quello che vive un paese collinare, quindi andremo avanti, ecco.
Grazie al ricorso al TAR del Lazio contro il decreto istitutivo dell'IMU sui terreni agricoli del 28 novembre 2014, inoltrato dal comune di Pergola e dai quattro municipi dell'Unione Roveresca, affiancati poi da un comune calabrese, uno abruzzese e altri siciliani, il governo ha rivisto la questione, esentando 36 comuni della provincia di Pesaro Urbino anziché due.